Ciao, venerdì scorso vi ho portato il video da Mantova, se non l'avete visto lo trovate qui, ma non è stata l'unica tappa del viaggio, perché sulla via del ritorno ci siamo fermati per visitare Borghetto e Valeggio sul Mincio. La formula del video sarà la stessa del video di Mantova, quindi sentirete parlare la sottoscritta da casa mentre scorrono in sovraimpressione le immagini che ho registrato. Partiamo da Borghetto, per cui se siete qui soltanto per Valeggio potete spostarvi usando i capitoli qui sotto sulla timeline. Tema parcheggio, a Borghetto noi ovviamente siamo arrivati in macchina, i parcheggi sono praticamente tutti a pagamento, ma per le auto ne ho scovato uno gratuito, che no, appunto non ha nemmeno dei limiti di orario. Vi lascio in descrizione il link alla posizione esatta su Google Maps. È soltanto per le auto, però, mi raccomando, niente van, altrimenti vi fanno multa o addirittura ve lo portano via. Ora siamo pronti a iniziare la visita. Borghetto è un piccolo gioiello medioevale inserito nella lista dei borghi più belli d'Italia, costruito non a caso in posizione strategica lungo il fiume Mincio. Proprio per questo si sviluppò nel borgo l'attività della macinazione dei cereali nei mulini ad acqua che ancora oggi si affacciano sul fiume. Tra questi si trova anche l'angolo degli innamorati, una cancellata o una grata, come preferite chiamarla, con centinaia di lucchetti. Merita una visita anche la chiesa di San Marco Evangelista, che all'interno in realtà è piuttosto minimal, ma con qualche bell'affresco. Per visitare Borghetto, quello che vi consiglio io però è di perdervi tra le strette viuzze alla ricerca degli scorci più particolari. La vista più caratteristica del borgo però si ha dal ponte Visconteo, una grande diga fortificata costruita nel 1393 per volere di Giangaleazzo Visconti. Dal ponte poi si può raggiungere a piedi il castello Scaligero risalente al XIII secolo situato su una collina, da cui si domina tutta la pianura a 360 gradi. Nei weekend e festivi c'è la possibilità di salire sulla torre, mi pare costi 2 euro la salita, mentre la corte è aperta gratuitamente tutti i giorni. Da qui si raggiunge facilmente il paese di Valeggio, grazioso da visitare a partire dalla piazza principale dominata dal Palazzo del Municipio, per proseguire poi con la chiesa di San Pietro in cattedra, anche questo minimal, ma con un'enorme pala ottocentesca dietro l'altare. Per pranzo è obbligatorio un piatto di tortellini localmente chiamati nodo d'amore. Per sapere dove li abbiamo gustati, ci vediamo domani alle 14 con uno short. Per essere sicuro di non perdertelo, iscriviti e attiva anche la campanella. La leggenda del nodo d'amore invece la potete trovare sulla statua della bellissima Silvia nel parco pubblico di Valeggio. Scendendo poi per questo parco, siamo tornati poi a Borghetto verso l'auto, quindi concludendo la nostra visita e tornando a casa. Valeggio però è un paese famoso per un'altra attrazione, ovvero il Parco Sigurtà, circa 50 ettari che rappresentano una delle realtà botaniche e paesaggistiche più belle d'Italia ed Europa. Ha un solo piccolo neo, non tanto piccolo in realtà. Il biglietto d'ingresso non è esattamente economico, siamo nel 2022, si parla di 16 euro per gli adulti. Per cui, non potendo dedicargli almeno mezza giornata, questa visita l'abbiamo saltata, limitandoci a osservare la vicina Villa Maffei Sigurtà da fuori. Momento polemico finale a parte, spero che il video ti sia piaciuto. Nel caso, lascia un like e commenta qua sotto se hai qualche altro borgo da visitare in zona da consigliare. Se vuoi sostenere il canale in maniera diretta, puoi farlo cliccando sempre qui sotto il bottone grazie oppure abbonandoti a meno di un caffè al mese. In descrizione trovi il link ai miei profili social e se sei interessato anche al calendario per venire in escursione con me. E come al solito vi lascio dicendovi, have a nice life!